non serve a niente scappare. Tanto non riuscirai a seminarmi. Ma andiamo, Spike, ormai dovresti saperlo. La tua fatica sprecata, ci vediamo. Non mi sfuggirai tanto facilmente. Attento dove metti le zampe. Perché non rinunci, Spike? Nessun cane può spuntarla con un gatto come Isidoro. Forse un cane no, ma un gatto invece chissà. È tutto simile a Isidoro. E se pensa come quel gattaccio, sarà anche capace di catturarlo, no? E ci sono novità, Spike? Più di quante tu possa immaginare, Isidoro. Prendilo, robot! Non è me che devi catturare, stupido! Salve, fratellino di latta e transistor! Sono lieto di fare la tua conoscenza! Scendi subito dal mio stomaco, abbasso di ferraglia! Mi scusi, padrone, mi scusi! Non è niente male il timbro di voce che gli ho dato! Ma non vedi che è molto meglio l'originale? Vale a dire me? Prendilo, vai! Pare che Spike abbia finalmente trovato un rivale degno di me! A più tardi, amico! Ottimo lavoro, robot. Adesso sali lassù e prendilo. Stai cigolando? Non ti serve un po' d'olio? Sono sicuro che questo ti scioglierà come si deve. Oh no! Sai, Spike, voglio dirti una cosa, vecchio mio. Stai molto meglio travestito da gatto, veramente. No, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Isidoro, gattaccio rognoso, ti farò pentire d'essere nato. Facciamo una piccola deviazione. Segui le sue tracce, robot. La strada dovrebbe essere libera ora. Non c'è nessuno, vero? Mi ero sbagliato. Aiuto! Non capisco cosa prova un'ancora quando è gettato in mare. Quei due non demordono. Carica! Un vicolo cieco! Pensa in fretta, Isidoro. Sei in trappola. Che diavolo gli ha preso? Deve essersi arrugginito con l'acqua. Non è giusto, però. Non doveva abbandonarmi, no. Non doveva abbandonarmi proprio adesso. No, no, non lasciarmi, no, no. Dai, non fare così, Spike. Per questa volta vedrò di darti una mano io. Oh, sei davvero un amico, Isidoro. Dunque, vediamo un po'. Ecco qua, come nuovo. Grazie, ma ora levati dai piedi. Molto bene, robot. Adesso ascolta quello che sto per dirti. T'ho costruito perché tu catturi Isidoro. Perciò io ti ordino di prendere subito quel gattaccio. Mi hai sentito, robot? No. Ciao, ciao. Beh, forse avrei dovuto dirgli che quando ho aggiustato il robot l'ho programmato perché desse la caccia ai cani.